Fin dall'antichità l'uomo ha cercato di spingersi sempre oltre, creando costruzioni sempre più complesse e sofisticate. Molti sognavano addirittura di poter costruire edifici che potessero toccare le stelle. Ovviamente c'è un limite a tutto. Quest'oggi ti mostrerò quanto alto potrebbe essere la struttura più alta della storia. Per iniziare prendiamo in considerazione una piccola casetta come questa, ha un'altezza di circa 5 metri, ma non è nulla in confronto alla statua più alta del mondo, che si trova in Cina e misura la bellezza di 128 metri. Questa costruzione è talmente alta che se uno decidesse di saltare da lassù, impiegherebbe 5,5 secondi prima di schiantarsi a terra. Anche la Statua della Libertà è molto alta, però parliamo di 93 metri, che è decisamente inferiore rispetto ai 128 metri di prima. Proseguendo abbiamo la montagna rossa più alta del mondo, che ha un'altezza di 139 metri. Pensate che qui si raggiunge una velocità massima di 206 km all'ora. Lo so, ci vuole un bel fegato per andarci. Proseguendo ancora abbiamo la grande piramide di Giza, dove si raggiungono sempre i 139 metri. Pensate che è stata costruita circa 4600 anni fa, quindi è davvero incredibile. È stata la più alta struttura artificiale del mondo per oltre 3800 anni, fino al 1300 d.C., quando fu costruita la cattedrale di Lincoln in Inghilterra. Questa costruzione esiste ancora e ha un'altezza di 160 metri. Parlando di edifici un po' più recenti, abbiamo la Torre Eiffel, che devo dire si distacca di parecchio dalle altre costruzioni. Infatti nella sua punta si raggiungono i 300 metri. Questo monumento costruito totalmente in ferro ha un peso di 7300 tonnellate. Questo record in altezza però è stato battuto un paio di anni dopo, nel 1931, quando il mondo intero rimase sconvolto di fronte a un grattacielo così imponente. Stiamo parlando dell'Empire State Building, che tocca i 448 metri. Come vedete i numeri stanno aumentando parecchio, ma vi assicuro che non è nulla in confronto a ciò che vedremo verso la fine. Nel 1963 venne innalzata l'antenna radio più alta del mondo. Aveva un'altezza di 646 metri, ma purtroppo nel 1991 è crollata a causa del cedimento dell'ancoraggio. Dopodiché non venne più costruita. Questo incredibile record fu strappato nel 2008 da un grattacielo che noi tutti conosciamo, ovvero il Burj Khalifa di Dubai. Questo bestione ha un'altezza di 830 metri. Pensate che si trova così in alto che per arrivare all'ultimo piano, utilizzando l'ascensore, si impiegherebbero 2 minuti e 40 secondi. Se invece qualcuno decidesse di lanciarsi direttamente da lassù, ecco, impiegherebbe circa 20 secondi prima di toccare terra. Giusto per farvi un'idea, provate a guardare il cronometro per rendervi conto di che cosa significa cadere nel vuoto per 20 secondi. Questo incredibile record però presto verrà giudicato a un altro grattacielo, che fa davvero impressione per i suoi numeri. Sarà alto 1 chilometro e verrà inaugurato nel 2020. Il complesso ospiterà un hotel di lusso, uffici, appartamenti, nonché un osservatorio sulla cima. Secondo i progettisti, avrà 59 ascensori e 12 scale mobili e dovrà tenere conto della vicinanza dal mare e dei forti venti a cui sarà sottoposto. Ora invece arriviamo alla resa dei conti e vediamo qual è la struttura più alta che l'umanità potrebbe costruire. Date le tecnologie che possediamo adesso, la cosa più alta che potremo costruire è l'Exceed 4000. Avrebbe una larghezza alla base di circa 6000 metri, mentre l'altezza raggiunta dovrebbe girarsi intorno ai 4000 metri. Ciò renderebbe il Burj Khalifa di Dubai una nullità in confronto. Sarebbe perfino più alto del Monte Fuji in Giappone e in confronto al Monte Everest sarebbe circa la metà. Si tratterebbe in pratica di una montagna di metallo, capace di ospitare 1 milione di persone. Ovviamente il suo costo sarebbe esorbitante. Alcuni parlano di 1,4 trilioni di dollari, che è una cifra davvero enorme. Nel futuro però potrebbe diventare possibile la costruzione di ascensori spaziali. Questi ultimi avrebbero un'altezza che varia dai 20 fino a 100 km. Ma come farà a restare in piedi e a resistere a eventuali tempeste o terremoti? Secondo uno degli autori del progetto, l'altezza sarà controllata attraverso la pressione pneumatica, in modo da far salire o scendere la torre in qualsiasi momento.